Travolta dal camion lungo la via Emilia tra Broni e Stradella, è deceduta questa mattina una donna di 67 anni, scesa dalla bicicletta per attraversare la strada. L'ha ucciso in camion in manovra. Scontro frontale questa mattina lungo via Nazionale a Ranzanico. Una moto si è scontrata contro un camper per il motociclista, un 37enne di Bergamo. Non c'è stato nulla da fare. Ancora un infortunio sul lavoro. Un 35enne bresciano stava lavorando lungo la linea dell'alta velocità a Castegnato quando è caduto a terra a causa dello spostamento dell'aria al passaggio di un treno. È grave al civile di Brescia. È stato inaugurato oggi pomeriggio a Cremona il Museo del Violino. È stato ricavato all'interno dell'ex Palazzo dell'Arte, un edificio dei primi del Novecento, abbandonato da anni. L'ha ristrutturato la Fondazione Arvedi e donato alla città. È completo di auditorium per eventi musicali ad alto livello. Colpo in tabaccheria a Cocchio Trevisago. Ignoti sono entrati nella notte nei locali di via Milano, rubando due slot machine caricate poi su un furgone. Poi la fuga. Nuovo attentato nella notte al centro estetico di Cassano Magnago. Ignoti hanno scagliato tre bombe Molotov contro il negozio, già interessato da altri due attentati incendiari. Indagano i carabinieri. È stata ritrovata questa mattina la 31enne di Dello, della quale non si avevano più notizie da mercoledì scorso. I carabinieri l'hanno ritrovata in Valpalot sulla sua auto, infreddolita e confusa, ma sta bene. È stata inaugurata ufficialmente questa mattina a Lodi la nuova scuola dell'infanzia Giardino di Via Gorini. Entrata in funzione la scorsa settimana, è stata aperta al pubblico per tutta la giornata. Da anni genitori ed insegnanti chiedevano di abbandonare i locali di Via delle Orfane, avevano le coperture in Eternit. La nuova scuola è stata ricavata nello stabile occupato in passato dalle associazioni di volontariato. È in gravi condizioni al San Raffaele di Milano il 31enne albanese trovato esanime in un giardino pubblico a Pioltello. Ha riportato ferite compatibili con percosse inferte con spranghe o bastoni. La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta sulla morte di un neonato all'ospedale di Desio. I genitori vogliono vederci chiaro sulla vicenda. Disposta l'autopsia del piccolo. Si intitola 80, la mostra collettiva di arte contemporanea allestita nelle sale di BPL Arte a Lodi. Vi hanno trovato posto le opere di 16 giovani artisti lodigiani e di 4 stranieri. Hanno tutti in comune l'essere nati negli anni 80. La mostra è stata progettata dai giovani stessi ed ha trovato la collaborazione del Comune, del Museo Civico e della Fondazione Banca Popolare di Lodi resterà aperta fino al 26 ottobre prossimo. Ancora una operazione antidroga nel Cremonese. Questa mattina i carabinieri hanno bloccato un'auto tra Vescovato e Cremona. A bordo sostanze stupefacenti. Nell'abitazione del conducente sono state trovate poi piantine di marijuana. grammi di marijuana, 42 di cocaina, denaro contante e bilancino di precisione. Sono stati sequestrati a Ezzani ad un 35enne albanese. È in carcere a Cremona. Collettiva d'arte contemporanea Cremona. Ad Immagini Spazio Arte in via Beltrami hanno trovato posto le opere di 6 artisti. Si tratta della genovese Laura Liliana Allori, della lecchese Laura Ghitta, del brianzolo Gennaro Mele, del veronese Sebastian De Gobbis, del bergamasco Pier Giorgio Noris e della milanese Alessandra Repossi.
Le opere restano in mostra fino a sabato 21 settembre a disposizione dei visitatori. Un'altra anziana rapinata sotto casa a Piacenza, vittima una 84enne residente sullo stradone Farnese. È stata gettata a terra da uno sconosciuto e rapinata della collana. È deceduto all'ospedale di Mantova il georgiano di 30 anni accoltellato lunedì pomeriggio in città. In carcere resta un connazionale di 32 anni, ripreso dalle telecamere di sicurezza assieme ad altri due uomini non ancora identificati.